Allora, il mese di dicembre è stato un casino. Che cosa è successo? La prima cosa che era successa, che sapete un po' tutti, è che mi è esploso il PC. Cioè, Lenel è stata un giorno si è divertita a fare tic 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 con la cazzo di corrente, il mio alimentatore. Boom! È esploso. Diciamo che dicembre è iniziato con il botto, perché ci doveva essere l'ultima settimana di live, seguita dalla pausa invernale con tutte le cosucce, no? Tutte le cose. Si frigge il computer, tu dici, vabbè, può succedere. Ho speso 210 euro del gruppo di continuità che mi deve arrivare, ergo può saettarmi nel culo anche Zeus. Il PC non si spegne e non si fulmina. Pochi direi. Sì, il fatto è che il mio alimentatore è un nocciolo nucleare, no? Quindi è iniziata così la cosa, è iniziata con... E il mio PC che per aggiustarsi ci ha messo 3 settimane, perché purtroppo per quanto io gli voglio bene, gli ho detto raga, visto che siamo durante il periodo delle feste, Dio Madonna, non dico di aggiustarlo, guardatelo, perché se dovete ordinare il pezzo e stiamo a Capodanno, il pezzo vi arriva a fanculo. Questi hanno fatto sì, lo faremo, 2 settimane dopo, guarda, l'alimentatore si è fritto, dobbiamo ordinarlo, ci vuole un'altra settimana. Vabbè. Poi che cosa è successo? Non solo questo. Che cazzo è successo? Il giorno dopo mi hanno investito. Hanno cercato di investirmi non una, ma 2 volte. A tanto così mi sono passato. Ma non è neanche il peggio, perché tanto ormai ci sono abituato. Il 24 io stavo sul letto stravaccato a dormire. Mi arrivano letteralmente 3 notifiche da Google. Una che dice: oh, qualcuno ha provato a accedere. Oh, la password è stata cambiata. Oh, l'email è stata cambiata. Oh, te se sono culati l'account di Google. Un fottuto russo di merda. Non so com'è possibile, visto che avevo le autentificazioni a neanche a 2 fattori. Cioè mi dovevano scannerizzare la retina per entrarmi nell'account. Non l'ho capito. Quindi è entrato sto stronzo. Io ovviamente prima cosa che faccio è contattare quelli di Google. Quelli di Google mi fanno: no, non è vero, non è tuo l'account. E attaccano. Ci riprovo. Li ricontatto con la voglia divina. Gli ho dato probabilmente anche il mio codice bancario per far andare sta cosa. Ma hanno fatto: aspetta che forse sei tu. Nel mentre l'account è stato totalmente spogliato. Hanno cominciato a fare le slot machine russi. Tanto stavano a fare pepe dentro al mio cazzo di account. Entra in gioco il primo personaggio principale di questa disavventura, chiamato Antonio. Non scherzo, si chiama Antonio, che mi scrive 10 mail. Guarda, mi sa che ti hanno compromesso l'account. Prova a fare questa cosa. Secondo voi che mi ha mandato? Mi ha mandato un link. Non è un porno. Mi ha mandato il link per fare l'accesso all'account. E io ho fatto: senta, me se son culati l'account. Ah, prossimo link. Quello del recupero della password. Io ho detto che ha cambiato tutto. Ha messo l'email, il numero russo, ha messo tutto. Non posso farlo. Ma sei sicuro? Ci hai provato? No, non posso farlo. Ma sei sicuro? Queste sono le 10 email che ci siamo mandati. A un certo punto questo continuava sempre a rispondermi: guarda, prova a fare il recupero della password, o prova a loggare, o prova a mettere l'email russa del tipo. Questa cosa qui è andata avanti per 3 giorni. Perché io, raga, mo ve vorrei far vedere le email, perché veramente voi non avete idea. Perché io stavo... Mi ha mandato 20 volte lo stesso link per resettare la password. Dice: guarda, non ce l'ho l'accesso all'account Gmail del russo, perché se ha cambiato tutto non ci posso entrare. Ma no, prova a fare il recupero della password. Ed è qui che questo tizio poi sparisce. Questo stronzo poi sparisce per un giorno, che non mi risponde più. Anche entra in gioco il secondo personaggio importante di questa storia, Lucia. Non sto scherzando. Lucia che mi fa: senta, mi hanno inoltrato una richiesta, perché a quanto pare, parafraso, il mio collega è un coglione. Che cazzo è successo? Io ho detto: oh, senta, mi si sono fottuti l'account. Non Google solo, ma anche quello YouTube e con la partner. Poi dammi una mano. Allora, le prime 2 email sono state di nuovo: prova a fare il log e prova a cambiare la password. Le prime 2 email sono così. Io poi, ve lo giuro su Cristo Redentore, mi ero cagato il cazzo. Ho fatto un elenco puntato di tutto quello che ho fatto da quando mi si sono fottuti account. Io ho detto: oh, ho provato a fare questo. Io ho fatto letteralmente una figa di elenco puntato. E a un certo punto, a quanto pare, sta signora si è confusa, perché mi ha fatto: a lei non gliene deve fregare un cazzo di recuperare l'account dell'hacker. A lei deve interessargli di recuperare. E mi mette l'email che stava sull'account mio vecchio. Le interessa di recuperare questo account? Io gli ho fatto: ma no, da me no. Gli ho scritto:
proprio in caps lock. Porca ma t'ho detto, ma hanno cambiato l'email. Questa email è lì. Io devo recuperare l'email del russo, Dio Madonna. Io devo entrare lì. Non devo entrare in una cosa che non esiste. Perché infatti voi non avete idea. Io ce l'ho qua a fianco. C'ho tutti gli screen del creato. A un certo punto questa cosa va avanti per altri due giorni. Con passettini in avanti, eh. Perché si facevano dei... Perché tipo mi davano una mano. A un certo punto mi hanno fatto inserire 4 email personali. Io sono andato a ricacciare fuori delle email che non usavo mai nella vita. Tutta questa fanfrina che va avanti per giorni. Perché adesso non ve la posso dire normalmente. Perché voi non avete idea dello stress. Mentre ci stava uno che ballava la lambada dentro al mio account. A un certo punto, proprio a mezzanotte, non mi ricordo, quando avevo scritto su Telegram. Io non credo di averla mai vista un'email di Google così semplice. A me mi arriva sulla mia quarta email privata, neanche un link. Mi arriva un'email di Google con un tasto al centro. Basta. Un tasto blu al centro. Io clicco. Mi dice cambia la password. Io non ho mai visto una schermata di Google del genere. Era tutta fatta gialla, che strisce. Era tutta che ci ho detto qua mi si stanno rifotta la password sicuramente. Letteralmente un pulsante ho cliccato, ho cambiato la password e mi ha detto guarda abbiamo resettato l'account. È stato un parto. Io la ringrazio Lucia. La fottutamente ringrazio. Perché se stavamo con Antonio da mo che stavamo ancora qua, Dio Madonna. Quindi cos'è successo esattamente? Niente, è esploso il PC, mi si sono fottuti l'account, mi hanno rischiato di investire e oggi giorno siamo qui. Io rispetto loro perché lavoro con la gente, ma Dio, no, ma io inizialmente pollo. Giustamente loro devono assicurarsi che se io mi hanno fatto mannare i selfie con scritto che so io, perché gli ho detto Dio Madonna, se vai sul canale Dio Cristo ci stanno a faccia mia Dio Cristo. Io ho mandato la password vecchia, l'email vecchia, una foto del documento e gli ho detto tutti, perché voi non avete idea, io ho dovuto mettere una quantità dei dati della partner che io non so come cazzo fai. No, no, infatti, guarda, io mi aspettavo di star fino all'anno prossimo. Già, dato benvenuto per la prima volta in chat. Io pensavo di starci fino all'anno prossimo, che sembra un gioco di merda. Però, voi dovete capire, sono stato 7 giorni a combatte. In 10 minuti ho risolto. Perché a un certo punto, io ve lo giuro, ho sbottato. Li ho letteralmente sbottato. Io ho fatto l'elenco puntato perché sembrava di stare con i bambini a parlare. Io ho fatto tutte queste cose. Non hanno funzionato. Tra parentesi, se mi rimandi il link per accedere all'account, Madonna te trovo te mazzuolo de legnate. Perché in tutto questo ogni volta l'email che mi mandavano c'è stava il link per fare l'accesso. È come quando tu fai guarda mi sono dimenticato la password. Ok, ti renderizzano un'altra pagina dove devi mettere la password. Mi pigli per il culo. Siamo tornati. E purtroppo il canale si chiamerà Slot, non mi ricordo come cazzo si chiama, per 10 giorni. Però ci hanno messo stranamente poco poi alla fine. Sta cosa è successa in una settimana, eh. Ma lasciamo perdere il PC esploso perché quello capita. Ma il mese di dicembre è stato un parto. E prima mi hanno spezzato le gambe. Poi io mi hanno tirato una mattonata. Ma hanno poi staccato pure l'occhio. Ci mancava qualcuno che veramente mi tirava una graniata in fronte. E avevo fatto, Dio Madonna. Cioè, è successo tutto. Tutto. Pensa al lato positivo, non hanno sviluppato il canale dopo quella live slot. E meno male, perché appena ho visto quella cosa gli ho mandato subito un'email. Stanno a fare live illegali! E hanno bloccato l'account, ci voleva quello perché se non erano contenti.